e sono buona e disordinata. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola è stata che siamo sempre stati una classe unita e questa era una buona cosa. E la mia esperienza più brutta sono probabilmente gli esami. La materia che mi piace di più è scienze e la materia che mi piace di meno invece è storia. E nel tempo libero io suono la chitarra e infatti mi piace molto la musica, guardo la televisione, ascolto musica e diciamo faccio le cose che fanno tutti quanti. E ho scelto questa scuola perché mi piacciono molto le materie scientifiche come scienze e matematica, e in questa scuola quindi vorrei appunto essere più brava anche in queste materie, nonostante lo sia già. Io sono Maria Grazia e sono... Io sono Teodoro e sono efficiente. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola è stata la gita. La mia esperienza più brutta nella mia vecchia scuola... La materia che mi piace di più, italiano. La materia che mi piace di meno, scienze. Nel tempo libero faccio... Leggo, esco. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie scientifiche e in questa scuola vorrei... Dolce? Non lo so. Io sono Maria Grazia e sono disponibile. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola è stata in gita, tutti insieme. La mia esperienza più brutta nella mia vecchia scuola... Non lo so. La materia che mi piace di più è matematica, di meno, la materia che mi piace di meno è italiano. Nel tempo libero faccio palestra. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie scientifiche. In questa scuola con Gabriele sono giocoso e riflessivo. La mia esperienza più bella della mia vecchia scuola è stata la gita a Roma. La materia che mi piace di più è scienze, la materia che mi piace di meno non c'è una in particolare, però diciamo Italia. Nel tempo libero faccio sport, ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie scientifiche appunto, e in questa scuola vorrei un divertimento, un apprendimento. 3, 2, 1, vai! Io sono Giovanni e sono simpatico e gentile. Vai. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola è stata quando ho preso un voto alto e mi sono sentito fiero di aver studiato. La materia che mi piace di più sono matematica e scienze. Nel tempo libero faccio kung fu. E la materia che mi piace di meno è... Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie scientifiche. E in questa scuola vorrei avere buoni voti e studiare. Sono Antonio Di Giacomo e sono simpatico e intraprendente. L'esperienza più bella della mia vecchia scuola è stata quando la professoressa che mi voleva meno bene mi ha messo un grande voto, un ottimo voto. Invece l'esperienza più brutta è quando ho avuto durante l'esame, quando la professoressa mi ha messo in difficoltà, però ce l'ho fatta. La materia che mi piace di più è matematica, invece quella che mi piace di meno è inglese. Nel tempo libero faccio nuoto e ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie scientifiche. In questa scuola vorrei raggiungere livelli alti e uscire con un bel 100. Allora, io sono Maria Pia e sono dolce e disponibile. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola sono le gite. La materia che mi piace di più è italiano e la materia che mi piace di meno è matematica. Nel tempo libero faccio equitazione e danza. E ho scelto questa scuola perché mi piacciono di più le discipline. Siamo dei
Cesire Romagnello, sono gentile e generoso. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola sono le gite. La mia esperienza più brutta nella mia vecchia scuola sono la materia che, che mi piace di più è matematica, la materia che non mi piace è italiano. E nel tempo libero faccio ballo e ho scelto questa scuola perché in questa scuola vorrei... Io sono Ilenia e sono gentile e cordiale. E la mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola è stato conoscere i miei amici. La materia che mi piace di più è italiano, la materia che mi piace di meno è la matematica. Nel tempo libero faccio piscina e ho scelto questa scuola perché rispecchia la mia idea. E in questa scuola vorrei essere quello che ho in mente. Sono Elena, sono dolce e gentile. La materia che mi piace di più è l'italiano, la materia che mi piace di meno è la matematica. Nel tempo libero faccio zumba. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie umanistiche e in questa scuola vorrei proseguire gli studi. Mi chiamo Martina Pierri, la mia esperienza più bella nella mia vita vecchia, nella mia vecchia scuola, sono le gite e conoscere nuovi professori. La mia esperienza più brutta nella mia vecchia scuola, non lo so. La materia che mi piace di più è storia italiano. La materia che mi piace di meno è matematica. Nel tempo libero faccio sport, ballo e nuoto. Ho scelto questa scuola perché mi piace, vorrei fare la maestra. E in questa scuola vorrei imparare molte cose. E la mia esperienza più bella nella nostra scuola sono state le gite e la materia che mi piace di più è storia e la materia che mi piace di meno è matematica. Ho scelto questa scuola perché mi piace e io sono, credo, brava. Io sono Alessia e sono una persona determinata e gentile. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola è stato quando abbiamo passato l'ultimo giorno di scuola tutti insieme con tutti i compagni. L'esperienza più brutta che ho passato nella mia vecchia scuola è stato quando non ho avuto nessuna esperienza particolarmente brutta nella mia vecchia scuola. Tutte esperienze belle, per fortuna. La materia che mi piace di più è matematica. La materia che mi piace di meno è musica. Nel tempo libero faccio nuoto. Ho scelto questa scuola perché ritenevo che soddisfasse quello che voglio diventare in futuro. E in questa scuola vorrei apprendere cose nuove e possibilmente crescere anche dal punto di vista di persona. Cosa vuoi diventare in futuro? Ingegnere. Alessia, sono una ragazza felice e socievole. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola è stata la gita di terza media. La mia esperienza più brutta è stata la notte prima degli esami. La materia che mi piace di più è matematica, quella che mi piace di meno è storia. Nel tempo libero suono. Ho scelto questa scuola perché mi ha incuriosito e in questa scuola vorrei fare nuove amicizie e vorrei soddisfare le mie aspirazioni. Io sono Vanessa e sono simpatica e gentile. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola è stato il giorno dopo gli esami. L'esperienza più brutta della mia vecchia scuola è stata la notte prima degli esami e la materia che mi piace di più è la matematica. La materia che mi piace di meno è l'arte. Nel tempo libero faccio danza. Ho scelto questa scuola perché mi piacevano gli argomenti e in questa scuola vorrei
questa scuola vorrei trovare dei professori bravi. E sono simpatica e solare. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola è stata la gita di seconda media. La mia esperienza più brutta nella mia vecchia scuola, esame di terza media. La materia che mi piace di più è italiano, la materia che mi piace di meno è matematica. Nel tempo libero faccio sport. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie umane. In questa scuola vorrei trovarmi bene e stare bene con gli insegnanti e con i miei. Io sono Virginia Rita, io sono simpatica e gioiosa. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola sono le gite scolastiche. La mia esperienza più brutta nella mia vecchia scuola sono gli esami di terza media. La materia che mi piace di più è matematica. Nel tempo libero faccio pallavolo. Ho scelto questa scuola perché mi ha molto ispirato e in questa scuola vorrei trovare nuove amicizie. Sono Arianna e sono simpatica e dolce. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola è stata la gita in seconda media che si è fatta di 2 giorni. La mia esperienza più brutta nella mia scuola in realtà non ce ne sono. La materia che mi piace di più è l'italiano e la materia che mi piace di meno è matematica. Nel mio tempo libero faccio nuoto e faccio palestra e anche musica. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie e mi piace proprio la scuola come è fatta. Mi chiamo Matteo e sono fenomenale e simpatico. La mia esperienza più bella nella vecchia scuola è la gita che abbiamo fatto in seconda media e la mia esperienza più brutta nella mia vecchia scuola non c'è stata. Per la materia che mi piace di più è l'italiano e la materia che mi piace di meno è matematica. Il tempo libero non faccio niente. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie di cui si studiano. In questa scuola vorrei conoscere nuovi amici, nuovi compagni. Io sono Flavia, sono furba e riflessiva. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola sono state i viaggi di istruzione, la più brutta le discussioni con i professori, la materia che mi piace di più è scienze, la materia che mi piace di meno è italiano, nel tempo libero faccio box. Ho scelto questa scuola perché sono molto interessata alle materie scientifiche e in questa scuola vorrei crescere. Sono Michela, sono solare e simpatica. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola è stata la gita, mentre la mia esperienza più brutta nella mia vecchia scuola è stata quando ho preso un brutto voto. La materia che mi piace di più è matematica, la materia che mi piace di meno è italiano. Nel tempo libero faccio sport, danza classica. Ho scelto questa scuola perché mi piace molto la matematica e la scienza. In questa scuola vorrei trovare nuove amicizie e certamente continuare con il mio processo. Io sono Elia e mi posso definire laborioso e che rispetto alle persone. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola è stata la gita del terzo anno insieme ai miei compagni. Un'esperienza più brutta nella mia vecchia scuola non ne ho, dal momento che sono tutte belle. La materia che mi piace di più è, diciamo, sono le materie umanistiche, ma
cioè, apprezzo anche quelle matematiche. La materia che mi piace di meno sono quelle che affronterò in questo anno, tipo fisica e chimica, che non ho mai affrontato. Nel tempo libero ascolto la musica e suono la chitarra. E ho scelto questa scuola sia perché è vicina e perché ho sentito parlare molto bene di questa scuola. E in questa scuola vorrei studiare e ottenere dei buoni risultati. Donatello, e sono dinamico ed estroverso. E la mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola è stato l'esame di terza media. La mia esperienza più brutta è quando ho lasciato la scuola. La materia che mi piace di più è la matematica. E la materia che mi piace di meno è l'italiano. Nel tempo libero gioco a calcio e ho scelto questa scuola perché mi piace molto l'informatica e in questa scuola vorrei studiare molto per ottenere buoni risultati. Sono Emidio Farnicola, la mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola è stato il torneo di calcio, poi la materia che mi piace di più è italiano. La materia che mi piace di meno è matematica e nel tempo libero faccio piscina e ho scelto questa scuola perché mi piace molto come indirizzo e le materie che ci sono. Io sono Antonella Di Nartieri e la mia esperienza più bella nella vecchia scuola è stata quando abbiamo fatto una mostra di alcuni pittori. La mia esperienza più brutta non credo di averne. La materia che mi piace di più è l'italiano, quella che mi piace di meno è la matematica. Nel tempo libero faccio sport e ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie umanistiche e mi è piaciuto anche l'accoglienza. E due aggettivi. Angelo, sono furbo e... è simpatico. La mia esperienza più brutta nella mia vecchia scuola, quella che mi piace di più è storia. La materia che mi piace di meno, diciamo che è scienza. Nel tempo libero faccio sport. Ho scelto questa scuola perché mi piace prevalentemente l'informatica. In questa scuola vorrei diplomare. Jacopo, sono tranquillo e gioioso. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola è stata partecipare a Comenius. La mia esperienza più brutta nella vecchia scuola non ne ho avute. La materia che mi piace di più è matematica. La materia che mi piace di meno è inglese. Nel tempo libero faccio volontariato alla Croce Rossa. Ho scelto questa scuola perché mi piace informatica e la matematica. 2-1, vai. In questa scuola e aggettivi. Allora, io sono Ivan, credo di essere divertente e buono. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola credo sia stata la gita di terza media. La mia esperienza più brutta nella mia vecchia scuola non lo so, quando ho avuto mal di pancia. La materia che mi piace di più è algebra. La materia che mi piace di meno credo sia religione. Nel tempo libero faccio basket. Ho scelto questa scuola perché sono più bravo nelle materie scientifiche e in questa scuola vorrei cercare di ampliare le mie conoscenze. Angelicchio Francesco e mi ritengo una persona furba e generosa. La mia esperienza più brutta della mia vecchia scuola è quando mi prendevano sempre in giro e io mi arrabbiavo sempre, ma loro continuavano. Allora ho deciso di lasciarli stare. La materia che mi piace di più è la matematica. Invece la materia che mi piace di meno è, diciamo, l'italiano, perché è molto difficile da imparare per la grammatica e tutto il resto. Nel tempo libero faccio molto allenamento e mi piace giocare a calcio
e giocare con i miei amici. Ho scelto questa scuola perché penso che si adatta di più al mio carattere. E in questa scuola vorrei trovare nuovi amici con cui interagire. Vai, sì. Allora, ciao, sono Silvio Grimolizzi. Della mia vecchia scuola a me non è che è stato molto bello, cioè non ho avuto nessuna esperienza divertente. Allora, la mia esperienza più bella nella scuola sono state l'incontro di nuovi amici, quella più brutta quando ci siamo dovuti lasciare. Infatti tra noi c'era molto legame. Inoltre la materia che mi piace di più è stata la palestra, perché facevamo molte attività e rimanevamo tutti uniti. Mentre la materia che mi piace di meno è l'inglese, perché non sono molto bravo. Io ho scelto questa scuola perché comunque ha come l'informatica, che è una materia che mi piace molto e che vorrei sviluppare. Gentile, la mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola è aver conosciuto tante persone che mi sono state vicine. La mia esperienza più brutta nella mia vecchia scuola è che sono entrata al secondo anno. Il primo anno l'ho fatto in un'altra scuola. La materia che mi piace di più è italiano. La materia che mi piace di meno è arte. Nel tempo libero faccio danza e nuoto. Ho scelto questa scuola perché mi rispecchia molto. In questa scuola vorrei fare un cammino sereno e tranquillo. Sono Nives, sono generosa e intraprendente. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola è stata conoscere nuove persone. La mia esperienza più brutta nella mia vecchia scuola è stata quando hanno bocciato un mio amico. La materia che mi piace di più è italiano, la materia che mi piace di meno è scienze. Nel tempo libero faccio musica e danza. Ho scelto questa scuola perché mi incuriosiva e in questa scuola vorrei conoscere nuove persone. Luisa, sono solare e tranquilla. La materia che mi piace di più è la matematica. Nel tempo libero faccio ballo. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie scientifiche e la mia esperienza più brutta nella vecchia scuola non ce ne sono state. Roberta, e sono scelto questa scuola perché mi piace la matematica, sono nervosa e felice. La mia esperienza più bella nella vecchia scuola è il ricordo dei miei amici. Poi la materia che mi piace di meno è l'inglese e in questa scuola vorrei... Io sono Maria Chiara Carlucci e sono caloroso e diligente. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola è stata la terza media tutto l'anno. La mia esperienza più brutta nella mia scuola sono stati gli esami. La materia che mi piace di più, le materie che mi piacciono di più sono la matematica e la chimica. La materia che a me non piace è l'inglese. Nel tempo libero io faccio nuoto. Ho scelto questa scuola perché mi piacevano le materie scientifiche e vorrei continuare facendo il dottore. In questa scuola vorrei essere brava dirigente e avere buoni voti. Tranquillo. L'esperienza più bella nella mia vecchia scuola è stata la gita, mentre di esperienze brutte non ce ne sono state.
Non ho una materia preferita, è la materia che mi piace di meno, italiano. Nel tempo libero suono uno strumento e ho scelto questa scuola perché era quella che era più adatta al mio percorso. E in questa scuola vorrei fare nuove amicizie. Sono Nadella, sono sociale, educata. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola è stata la gita di seconda media. La mia esperienza più brutta è quando litigavo con la prof. La materia che più mi piace è arte, la materia che mi piace di meno è matematica. E sono gentile e intraprendente. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola è stata sicuramente la mia ultima gita. Di brutte esperienze non ce ne sono state. La materia che mi piace di più è la matematica, quella che mi piace di meno è l'italiano. Nel mio tempo libero faccio molto sport e ho scelto questa scuola perché mi piacciono molto le materie scientifiche e in questa scuola vorrei trovarmi subito bene con tutti. Sono Giusy, sono felice. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola è stata la gita di terza media. La mia esperienza più brutta nella mia vecchia scuola è la sera prima degli esami. La materia che mi piace di più è italiano, mentre quella che mi piace di meno è matematica. Ho scelto questa scuola per le materie, per le discipline. Sono disordinata e ribelle. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola è stata l'ultima gita. La materia che mi piace di più è la matematica. Nel tempo libero faccio danza. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono... Il nome è Livio Faruolo. Secondo me sono buono e gentile. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola è quando ho superato gli esami con un buon voto. Poi la mia esperienza più brutta nella mia vecchia scuola non c'è una in particolare. Di più è matematica. La materia che mi piace di meno è arte. Nel tempo libero gioco a calcio. Ho scelto questa scuola perché è la scuola più adatta a me. In questa scuola vorrei imparare molte cose. La mia esperienza più bella a scuola è stata il primo giorno di scuola, ma quella più brutta è l'esame orale di terza media. La materia che mi piace di più è italiano, quella che mi piace meno non è una materia che mi piace di meno. Nel tempo libero faccio musica e ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie scientifiche. In questa scuola vorrei... Io sono felice di stare in questa scuola, cioè di essere venuto in questa scuola e vorrei che il mio percorso sia... La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola è stata nella gita a Gallipoli Cognato, che siamo andati nel parco e ci siamo divertiti con i nostri compagni. La materia che mi piace di più è la storia, la materia che mi piace di meno invece è matematica e nel tempo libero pratico calcio. Ho scelto questa scuola perché mi ha colpito e in questa scuola vorrei... La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola è stata la gita a Napoli. L'esperienza più brutta non ce n'è. La materia che mi piace di più è l'italiano, la materia che mi piace di meno è la matematica. Nel tempo libero faccio ballo. Allora, la camera è qua. Sì. Io sono... giusto. Michele Musto, predata di nascita. Sono nato il 17 giugno 2000. Sono alto, robusto. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola... quando mi sono travestito da re.
La mia esperienza più brutta nella mia vecchia scuola, quando si sono abbassati i pantaloni nella ricreazione, devo per forza. Sono Marta Tedesca, mi sento vivace e solare. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola è stato quando ho scoperto di essere stata messa agli esami di terza media, e la mia esperienza più brutta è stata quando l'ho abbandonata. La materia che mi piace di più è storia, la materia che mi piace di meno è matematica e geometria. Nel tempo libero pratico canto e ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie umanistiche. E in questa scuola vorrei trovare... La materia che mi piace di più è educazione fisica. La materia che mi piace di meno, matematica. Nel tempo libero faccio sport. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie, sembra più perfetta, cioè abbinata a me, alle mie capacità scolastiche. In questa scuola vorrei impegnarmi, cercare di raggiungere buoni voti. Guardare, vai. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola è stata la gita. La mia esperienza più brutta nella mia vecchia scuola è stata... La materia che mi piace di più matematica, la materia che mi piace di meno italiano. Nel tempo libero faccio sport. Ho scelto questa scuola perché mi piace la matematica. In questa scuola vorrei... Martina. Angelo, sono simpatico e spassoso. La mia esperienza più bella nella scuola sono stati i compagni, in quanto ci siamo molto divertiti. L'esperienza più brutta nella vecchia scuola sono stati i professori. La materia che mi piace di più è educazione fisica, perché in quanto mi piace molto il calcio come sport, e quindi a me piace molto anche l'educazione fisica. La materia che mi piace di meno è matematica. Nel tempo libero faccio il calcio come hobby. Ho scelto questa scuola perché in futuro porta grandi ambizioni, in quanto ci permette di scegliere diverse università dopo i 5 anni, in quanto ora non abbiamo ancora le idee chiare. Io sono Antonietta, sono adorabile e felice. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola è la gita in seconda media. La mia esperienza più brutta nella mia vecchia scuola è la prima nota che ho preso. La materia che mi piace di più è italiano. La materia che mi piace di meno è matematica. Nel tempo libero ballo e ho scelto questa scuola perché al pedagogico c'è molto italiano. In questa scuola vorrei, non lo so, fare nuove conoscenze e imparare di più. Io sono Rosa, sono felice. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola è stata la gita in seconda media. La mia esperienza più brutta nella vecchia scuola. Sono Martina, sono giocosa. La mia più bella esperienza nella mia vecchia scuola è stata con i professori. Quella più brutta è stata con la mia compagna. La materia che mi piace di più è matematica e la materia che mi piace di meno è musica. Nel tempo libero esco con i miei amici. Ho scelto questa scuola perché mi attirava e in questa scuola vorrei lavorare. Sono Francesca e sono brava. La materia che mi piace di più è matematica, la materia che mi piace di meno è musica. Nel tempo libero ballo. Ho scelto questa scuola perché mi piace e in questa scuola vorrei... Io sono determinato, disponibile. Roberto, la mia esperienza più bella nella vecchia scuola
è di sicuro la gita scolastica. La materia che mi piace di più è matematica. Nel tempo libero faccio sport. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono di più le materie scientifiche e sono anche più portato. In questa scuola vorrei trovarmi bene, conoscere nuova gente e arrivare al diploma con il massimo di voti. Okay. Io sono Michela e sono un tipo divertente e caloroso. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola sicuramente sarà stata l'ultima gita, perché l'abbiamo passata tutti insieme. Esperienze brutte non ne ho avute. La materia che mi piace di più, senza dubbio, anzi ne sono due, sono matematica e scienze. Forse la materia che mi piace di meno è un po' italiano, dai. Nel tempo libero faccio musica e ho scelto questa scuola perché, a parte che mi piacciono le materie scientifiche, poi sarebbe sicuramente quella più adatta per il mio futuro. Mi chiamo Alice, sono solare, simpatica. La mia esperienza più brutta nella vecchia scuola è stata quando sono inciampata dalle scale. La materia che mi piace di più è educazione fisica. La materia che mi piace di meno è scienze. Nel tempo libero frequento una scuola privata di canto. Ho scelto questa scuola perché ci sono materie che mi piacciono e in questa scuola potrei trovare tanti amici. Io mi chiamo Michela e sono simpatica e solare. La materia che mi piace di più è matematica, quella che mi piace di meno è scienze. Nel tempo libero non faccio niente di che. Ho scelto questa scuola perché mi è molto piaciuta come scuola, per tutto ciò che c'è qui. E in questa scuola vorrei fare nuove amicizie e vivere dei momenti belli. 3, 2, 1, via! Salve, sono Giampaolo, sono furbo e abbastanza generoso. Poi la mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola è stata quella che mi piace di più è la matematica, quella che mi piace di meno è scienze. Nel mio tempo libero sto al computer a giocare. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie appunto tecnologiche, matematica, informatica. E in questa scuola vorrei prepararmi per diventare un ingegnere. Salve, sono Mosè e sono normale per divertendo. La mia esperienza più bella nella mia vecchia scuola sono state più o meno per tutte quante le gite che ho fatto. E invece la mia esperienza più brutta della mia vecchia scuola sono state quando non riuscivo a studiare. La materia che mi piace di più è l'informatica, la materia che mi piace di meno è l'inglese e nel mio tempo libero vado in bicicletta, faccio sport e ho scelto per questa scuola per le materie che ci sono. E per questa scuola vorrei